Buongiorno, eccoci qua stamattina, siamo a Monteruscello, una piazza meravigliosa, Piazza De Curtis, dove Macchidea, un progetto straordinario, vinto anche da una persona straordinaria, la dottoressa Luongo, che porta avanti un progetto che occuperà sicuramente delle persone in quest'area che è stata vittima del bradisismo, quest'area ricostruita e adesso torna a nuova vita. Seguite il servizio. Beh, penso che veramente oggi è una giornata importante per la città, è una giornata di festa. La rinascita di questa piazza è il simbolo del lavoro che abbiamo fatto in questi anni. Come ha detto lei, penso che poi fatto in questa realtà, in questa parte della mia comunità, diciamo, è un segnale di presenza che noi istituzioni abbiamo voluto costruire nel corso di questi lunghi 9 anni di amministrazione. Un contesto importantissimo che ha una triplice valenza in questo territorio, come diceva giustamente lei, ha martoriato precedentemente, ricerca, risvolti occupazionali, ma soprattutto giovani, spazio ai giovani. Beh, questo dovrà essere il simbolo, diciamo, dei giovani. Questa sfida si vince se i miei concittadini, la parte di comunità, saprà preservare questo meraviglioso patrimonio, perché da soli non riusciremo mai ad avere un controllo. Ci dovrà essere il controllo dei cittadini che vivono questa parte della città e chi, come i giovani, che chiedono spazi, questo è uno spazio che loro devono valorizzare, devono conservare, devono preservare e devono investire per il loro futuro. Un momento importante per lei, dottoressa Luongo, ma soprattutto una ricerca veramente straordinaria che porta in questa terra abbandonata, dimenticata un pochino dal tempo e dalle amministrazioni, una risorsa nuova, un momento di respiro. Sì, buongiorno. Con questo progetto, con questo contest Macchidea Innovativa, noi cerchiamo di rigenerare e dare lustro a questa terra che è abbandonata da fin troppi anni ed è densamente popolata, quindi cerchiamo di rigenerare un po' il territorio, cerchiamo di trovare nuove possibilità per dare nuovi posti di lavoro alla gente del posto e cerchiamo soprattutto di rivalutare queste terre che sono qui abbandonate e non sfruttate. Pozzuoli possiede più di 52 ettari di terra non valorizzati e attraverso questo contest e questo progetto che abbiamo effettuato cercheremo di rivalutarlo. Io vorrei nel mio dettaglio costituire un'azienda che segua tutta la filiera della produzione di erbe a scopo medicale ed estetico, quindi vorrei partire dal singolo seme per poi vedere germogliare la piantina, l'arbusto, quello che sarà, fino a produrre con il nostro laboratorio privato dei prodotti a scopo medicale ed estetico, quali appunto integratori, creme, erbe, oli essenziali. Tutto questo va a collegarsi con il mio background lavorativo, nel quale io collaboro con la fondazione Amor Onlus, Amor ETS, Maria Guarino ETS, che tratta malati oncologici e pazienti sottoposti a malattie croniche e degenerative. In particolare utilizza come coadiuvante le terapie classiche l'ozonoterapia e la terapia integrata, e io associo con la terapia alimentare personalizzata al singolo paziente dei prodotti che vanno ad aumentare l'effetto di queste terapie integrate. Cercheremo appunto con questa costituzione di questa azienda di creare prodotti che possano aiutare ad aumentare anche l'effetto per combattere queste terapie, queste malattie del secolo. Grazie per l'attenzione.